Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Nelle Marche i dimessi guariti vanno verso quota 1.700. Cala il numero di ricoverati ma aumentano i decessi. Nelle ultime 24 ore sono ben 21 le persone decedute a causa del coronavirus. Il servizio di apertura è di Francesco Salvago. I decessi odierni registrati sono 21 nelle Marche, 14 donne e 7 uomini. Tra le ultime vittime, 8 erano della provincia di Pesaro e Urbino. Nell'elenco rientra anche un 73enne di Ancona che non aveva patologie pregresse. Il totale aumenta a 785 vittime di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. In regione i dimessi e guariti sono in direzione verso quota 1.700 e numero ricoverati in calo da 994 a 950. 52 nelle ultime 24 ore. Buone notizie anche per i ricoverati più gravi in terapia intensiva: da 106 sono passati a 102 e semi-intensiva da 234 a 214. Sono dati comunicati dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie. In diminuzione anche i degenti nei reparti non intensivi, da 434 al 40%, mentre crescono, visto il miglioramento di diversi pazienti, quelli in area post-critica, da 220 a 231. Attualmente il numero di contagiati nella regione è di 5.582, 23.718 i test, di cui 2.172 in isolamento domiciliare. Le persone venute in contatto con positivi attualmente in isolamento domiciliare sono 7.650, 4.227 con sintomi, di cui 1.208 operatori sanitari, in crescita da 1.190. I casi di positività sono arrivati a quota 2.249 in provincia di Pesaro Urbino, 1.664 ad Ancona, 871 a Macerata, 378 a Fermo, 266 ad Ascoli Piceno e 154 riguardano persone provenienti da fuori regione. Muoiono a distanza di pochi giorni dopo 73 anni di matrimonio quella di Ines Marinozzi e Italo Sparvoli, 95 anni lei, 96 lui. È stata una lunga storia d'amore vissuta tra Parigi, San Severino Marche e infine Macerata. Si è conclusa tra polmoniti e tamponi. L'ombra del coronavirus ha accompagnato gli ultimi giorni di vita della coppia. Mamma si è positivizzata al Covid-19 soltanto dopo una ventina di giorni di ospedale, mentre gli esami eseguiti su papà avevano dato esito negativo, racconta l'ANSA Fiorella, una delle due figlie, l'altra Giuliana vive in Francia. Italo, una vita spesa lavorando nell'edilizia, se n'è andato il 27 marzo, Ines il giorno di Pasquetta. Nella loro vita hanno fatto sempre tutto insieme e se ne sono voluti andare insieme anche nella morte, spiega Fiorella senza riuscire a trattenere le lacrime. L'anziana coppia si era dovuta trasferire a Macerata dopo il terremoto del 2016. Sono stata dimenticata in quarantena, è l'affermazione di una donna fanese preoccupata per il suo stato di salute dopo essere stata a stretto contatto con il compagno risultato positivo al Covid-19. Lei ci ha inviato appunto una richiesta alla nostra redazione. Che cosa gli è capitato? Che cosa gli è successo, signora? Allora, mi è successo questo. Io in data 9 marzo mi sono presentata al pronto soccorso di Fano con il mio compagno con la febbre a 40, dove per esempio dovevo trovare il triage esterno. Nel triage esterno non c'era nulla. Allora è arrivata un'ambulanza, ho parlato con la dottoressa e hanno preso dentro il mio compagno, l'hanno accompagnato dentro e da lì io non l'ho più rivisto perché è risultato positivo al coronavirus. Nei giorni successivi io ho avuto febbre, mal di gola, eccetera, eccetera. Ho contattato più volte il numero verde. Mi hanno detto che mi avrebbero mandato dopo 2 giorni una persona a fare il tampone, sia a me che a mio figlio. Non si è visto nessuno. Finché a un certo punto sono stata contattata dall'ufficio prevenzione di Urbino. Mi ha chiesto tutti i dati e mi ha detto che avrebbe mandato a casa le persone a farmi il tampone. Visto? Nessuno. Ha provato a contattare anche il suo medico di famiglia, di base. Io ho provato anche a contattare il mio medico di base, tutto. Allora ho ricontattato Urbino e Urbino ha risollecitato Fano.
Ma il tempo è passato, io parlo dal 9 marzo, siamo al 16 di aprile oggi. Quindi lei è rimasta in casa in quarantena insieme ai suoi figli? Io sono ancora in quarantena. Il 6 di aprile ho contattato, perché finalmente Fano mi risponde con un'email dicendomi che il mio medico deve fare domanda all'ufficio guariti, che anche se non ho fatto il primo tampone, però sono stata a stretto contatto con persona positiva, devo fare due tamponi negativi. Io ho contattato il mio medico il 6 ha fatto domanda e a tutt'oggi ancora non sono stata chiamata. Quindi quello che vuole chiedere è, insomma, di più controllo. Il mio medico mi ha confermato più volte che praticamente chi è ospedalizzato perché l'ha avuto grave è controllato, ma chi è a casa è stato lasciato, il territorio è stato lasciato un po' allo sbando. Via libera della Regione Marche ai titolari delle concessioni balneari per tornare al lavoro e prepararsi per tempo quando le spiagge riapriranno. Ad annunciarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, dopo la firma del decreto da parte del presidente Luca Ceriscioli. Da domani i titolari degli stabilimenti, previa comunicazione al prefetto attraverso la modulistica presente nel sito della prefettura, potranno allestire le spiagge senza consentire l'ingresso al pubblico. Dovranno essere rispettate le misure di contenimento della diffusione del virus, ricorda Minardi, quindi lavorando in modo isolato per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, per sistemare gli stabilimenti e per livellare gli arenili. Tutti i dettagli sul decreto sulla riapertura delle attività nella Regione Marche li troverete sul nostro sito occhioallanotizia.it. E a Fano la casa albergo per anziani Famiglia Nova ha dovuto gestire una situazione molto difficile a causa della pandemia. 15 infatti sono le persone decedute nella casa di riposo. Ora, dopo i controlli dell'ASUR, che ha valutato come corrette le procedure eseguite, verranno isolate le persone risultate negative al virus e verrà sanificato tutto l'ambiente. Il servizio di Lino Balestra. Le case di riposo per anziani sono in queste settimane nell'occhio del ciclone per decessi e contagi da coronavirus. In tutta Italia le procure, compresa quella pesarese, vogliono fare luce su quanto accaduto all'interno di alcune strutture. Se per alcune i numeri di contagi e decessi sono impietosi, per altre invece, ed è il caso di Famiglia Nova di Fano, i decessi sono più contenuti grazie all'estenuante lavoro degli operatori sanitari e alla rigida osservanza di protocolli e procedure, che hanno anche superato recentemente l'esame ed i controlli delle autorità sanitarie locali. Siamo molto soddisfatti del risultato avuto dal sopralluogo che abbiamo avuto da parte dei vertici dell'ASUR nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta. E il verbale di questo sopralluogo difatti verte su 13 voci che sono state valutate tutte come corrette, quindi le procedure che sono state eseguite in questo periodo di emergenza sono state tutte valutate come correttamente eseguite, e questo è per noi sicuramente un ottimo riscontro riguardo al lavoro svolto fino ad oggi. Diciamo che noi, se consideriamo la situazione già 2-3 settimane fa, ci veniva negata la possibilità di effettuare i tamponi a tappeto, in quanto i pochi tamponi che erano stati fatti a inizio marzo avevano evidenziato tutti i risultati positivi, ci avevano considerato tutti positivi. Per fortuna siamo riusciti ad avere nuovi tamponi adesso a inizio aprile e abbiamo avuto i primi risultati negativi. Questo ci ha permesso di ricreare subito una nuova riorganizzazione e, avendo a disposizione uno stabile libero esattamente di rimpetto a Famiglia Nova, abbiamo deciso di isolare le persone negative. E di fatto sono state create due strutture, una che accoglie i positivi e una che accoglie i negativi, e questo ci ha permesso inoltre di liberare degli spazi che nei prossimi giorni verranno sanificati. Ci sarà una sanificazione ambientale, e tutto questo ha il fine, in un secondo momento, di riportare tutte le persone che sono negative sulla struttura madre di Famiglia Nova su degli ambienti sanificati e di isolare, speriamo, sempre meno numerosi residenti positivi.
Avete anche chiuso, se si può così dire in maniera un po' brutale, le porte anche ai contatti esterni. Questa è stata una mossa vincente sicuramente. Sicuramente è stato lungimirante da parte della nostra direzione, comunque da parte nostra, l'intervenire subito. È stata una misura che inizialmente poteva sembrare anche eccessiva, ma noi già il 29 di febbraio abbiamo limitato gli accessi e già dal 3 di marzo in struttura non è entrato più nessun esterno. Ovviamente è stata una manovra di forza abbastanza importante, ma che sicuramente ha limitato i danni di tutta questa pandemia. Diciamo che Famiglia Nova è veramente una famiglia parallela per ognuno di noi. E il personale è stato suddiviso in due gruppi, di cui uno segue, assiste solo le persone positive e uno solo le persone negative, proprio per non creare dei contatti tra queste due enti separati in questo momento all'interno di Famiglia Nova. E i ritmi sono ancora molto serrati, quindi si può solo fare un grosso applauso e un grosso ringraziamento a tutti gli operatori che si stanno spendendo in questa vicenda, in questo periodo molto complesso. Ed è attivo nell'azienda ospedaliera Marche Nord, area Vasta 1 nel Pesarese, il nuovo percorso riabilitativo per pazienti positivi al virus. Dopo aver vinto la battaglia contro l'infezione, in molti casi, anche nei più giovani, spiega l'azienda ospedaliera, è necessario un periodo di recupero per tornare alla normalità, perdita di peso con conseguente riduzione della massa muscolare, fiato corto e sensazione costante di spossatezza sono sintomi di una condizione fisica deficitaria che richiede un percorso riabilitativo assistenziale mirato, ora attivato dall'azienda ospedaliera Marche Nord, la prima delle Marche, attraverso la struttura di riabilitazione. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, torna a fare il punto della situazione sui contagi e annuncia una nuova distribuzione di buoni spesa per 150 famiglie. Oggi è la giornata in cui dobbiamo esprimere condoglianze alla famiglia di un'impresa importante che è l'azienda Camillini. E purtuttavia dotarsi di mascherina, di guanti, mantenere le distanze nei supermercati, nelle farmacie, ovunque, nei luoghi di lavoro paga, perché diminuiscono i morti, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, diminuiscono i ricoveri ospedalieri e ci prepariamo per la ripresa economica e produttiva che deve avvenire nel massimo di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Abbiamo anche deciso di distribuire di nuovo in settimana il secondo giro dei buoni spesa per altre 150 nuclei familiari e riteniamo importante riattivare un tavolo per il lavoro. Occorre che le aziende, come quelle più importanti già fanno, facciano i tamponi a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici in maniera tale che c'è una larghissima fascia di cittadini che si sa se sono malati e se possono essere oggetto di contagio. E chi è positivo al virus e ha in casa un animale da compagnia si è chiesto come comportarsi durante la quarantena. Nel prossimo servizio vi faremo sentire quali sono le regole da rispettare. Tanto affetto, niente paura. Con questo slogan la Regione Marche ha stilato un elenco delle misure da adottare per chi sia risultato positivo al coronavirus e abbia animali in casa. Al 2 aprile scorso, a fronte di 800.000 casi confermati nel mondo di Covid nell'uomo, sono solamente 4 quelli documentati di positività negli animali da compagnia. 2 cani e un gatto a Hong Kong e un gatto in Belgio. All'origine dell'infezione vi sarebbe però la malattia dei proprietari. È da precisare che al momento non esiste alcuna evidenza che possano trasmettere il virus all'uomo. La raccomandazione generale è quella di evitare uno stretto contatto con loro ed è necessario rispettare sempre le buone misure igieniche, il lavaggio delle mani prima e dopo averli accarezzati, nonché prima di toccare il loro cibo o le provviste.
ed evitare di baciarli. Bisogna pulire e disinfettare tutti i giorni le sue ciotole, ma anche le superfici in cui sta il nostro amico peloso. Se il padrone è positivo, deve indossare guanti monouso e una mascherina chirurgica quando si avvicina o accudisce l'animale da compagnia. Se questi ultimi vivono in casa, devono soggiornare in altre stanze o, se ciò non è possibile, bisogna mantenere almeno un metro di distanza. Invece, chi vuole portare il cane a fare una passeggiata, come la persona convivente non sottoposta a isolamento, deve indossare mascherina e guanti e usare un guinzaglio pulito e disinfettato. Se poi il servizio è effettuato da un parente, un conoscente, un'associazione, alla consegna l'amico a quattro zampe deve essere legato all'esterno per evitare che la persona incaricata entri in casa. Infine, in caso di emergenza, è necessario rivolgersi al veterinario di fiducia per stabilire le modalità di trasporto dell'animale nella struttura sanitaria. O soldi per tutti o fondi anticrisi gestiti dai comuni è quanto emerge dal documento informativo Uniti si vince, realizzato dal Comune di Fano insieme alle varie categorie economiche della città. Abbiamo terminato in questi giorni un lavoro molto importante che ci ha portato a dialogare con tutte le categorie economiche della città. Lo abbiamo fatto insieme al tavolo economico composto da tutte le associazioni di categoria e dai dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Pesaro-Urbino. Lo abbiamo fatto insieme a dei dialoghi con gli istituti di credito della città. Tutto questo è confluito in un documento che ha preso il nome di Uniti si vince, perché più che mai in questo momento ci vuole un'unione di intenti e bisogna remare tutti dalla stessa parte per cercare di arrivare a delle soluzioni che sono già di per sé molto difficili. O i governi saranno in grado di trovare fondi pari a circa ad un 25% del fatturato di ogni attività e darne a tutti, o altrimenti sarà importante agire tramite i comuni, che hanno già mostrato efficienza con i buoni spesa, che possono stilare delle graduatorie specifiche sulle attività che hanno bisogno di aiuto, sui settori, sui comparti economici che hanno avuto più danni, e tramite queste graduatorie possono erogare contributi direttamente a chi è a rischio chiusura. L'altra parte è quella dell'uscita dalla crisi. Servirà un importante piano strategico realizzato per il settore commercio, realizzato per il settore turistico, che stiamo studiando di realizzare insieme all'aiuto di professionisti, affinché nel momento in cui c'è un'apertura al commercio e al turismo si possa in un qualche modo ripartire in modo veloce e più forte di prima. Ecco, questa è la strada che ci siamo tracciati ed è il lavoro che porteremo avanti anche nei prossimi giorni. E a Fano sono ripartiti i lavori per le opere compensative della 14. Dalla prossima settimana all'aeroporto arriveranno operai anche da fuori regione. Sì, il cantiere più importante sicuramente per la città di Fano è quello delle opere compensative. I lavori sono ripartiti già da ieri, dal 15 aprile, con una piccola attività di messa in sicurezza del cantiere che appunto deve riprendere, e poi dalla prossima settimana, da lunedì, ricominceranno ad arrivare anche gli operai che, come si sa, insomma, non sono tutti della nostra regione, ma vengono anche da altre regioni. E quindi lentamente, ma in maniera molto sicura, riprenderanno anche i cantieri delle opere compensative che il Comune di Fano sta facendo nella propria città attraverso la società Pavimental, che ha avuto l'appalto dalla società Autostrade per l'Italia. E dunque a breve inizieranno a fare i lavori, probabilmente ripartendo dal cantiere grosso che abbiamo nell'area del nostro aeroporto, e quindi via Enrico Mattei, strada comunale del campo di aviazione, via Papiria, dove si devono sistemare alcune situazioni lasciate tra virgolette in sospeso a causa del coronavirus. È chiaro che riprenderanno in maniera lenta, perché ovviamente riprendere un cantiere è sempre difficile e anche diciamo parziale, perché ancora non tutti, ad esempio i grossisti, non tutti diciamo, i fornitori sono attivi, sono operativi in questo periodo. Molti ci chiedono il famoso cantiere della zona del Lido, che è lì un po' fermo da diverso tempo. Ci sono altre situazioni che ripartiranno in realtà?
e noi stiamo cercando di fare di tutto per far ripartire, far partire, anzi in questo caso, il cantiere delle scogliere di Sassonia. Siamo pronti, diciamo, dal punto di vista amministrativo. Poi il percorso si è, ovviamente per ragioni note, ha rallentato il suo percorso, e quindi noi però vorremmo comunque far partire le scogliere e tutte quelle attività propedeutiche affinché la stagione balneare si possa svolgere in maniera corretta. Quindi spieghiamo la collaborazione di tutti gli enti sovraordinati, la capitaneria di porto, la comprensione delle persone e anche ovviamente degli operatori balneari, perché queste attività le vogliamo fare, sono in ritardo rispetto alla normale tabella di marcia, ma le faremo senz'altro, cercando di dare meno disagio possibile. Si chiama Senza di te ed è la canzone autoprodotta in casa da 7 musicisti marchigiani per allietare questo periodo di isolamento domiciliare. Si è fermato il tempo. È fermato in un momento. Si chiama Senza di te, è il titolo della canzone composta da 7 musicisti marchigiani, dedicata a questo momento complicato legato alla quarantena all'interno delle proprie abitazioni, dettata dall'impossibilità di non vedersi e di incontrarsi, un auspicio che vuole rallegrare quanto possibile questo periodo surreale, da come ci dice il compositore del brano. I musicisti, protagonisti anche del videoclip musicale interamente autoprodotto, rimanda a una canzone volutamente leggera e serena, di genere retro. Chissà, chissà, dove sei? Non si può vivere lontano da te. Come è nata questa idea di questa canzone? La canzone, diciamo che principalmente era un'idea che avevo avuto con la chitarra in maniera scherzosa, e alla fine niente, ho coinvolto i miei amici così da poterla realizzare, diciamo. Dunque, ovviamente è una canzone frutto appunto di questo periodo di quarantena, e come è stato anche coniugarvi da distanza? Ma già il fatto che diciamo che con il mio gruppo abbiamo un'affinità abbastanza particolare, insomma, ci è rimasto facile, anche perché era un po' che non ci vedevamo, quindi volevamo anche sfruttare l'occasione per rivederci e per fare qualcosa insieme, anche se a distanza, diciamo. Quindi anche gli strumenti che sono stati utilizzati ovviamente poi erano tutti sincronizzati nello stesso momento, istante. Sì, cioè diciamo che è stato fatto un montaggio audio, un montaggio video, però insomma diciamo che abbiamo lavorato insieme, quindi diciamo che è un lavoro di squadra ben riuscito. Questo brano in realtà non sia per farmi pubblicità, ma in realtà sia proprio per rallegrare un po' questo momento, che è un po' difficile, soprattutto con il fatto proprio che non si possono vedere le persone care, amici, parenti, insomma, un luogo, un posto, insomma, che ci è caro. Quindi secondo me è molto importante che passi questo messaggio, che questo è solo un periodo che passerà e serve anche a rafforzare un po' diciamo le relazioni umane, ecco, tutto qua. Senza di te, adesso penso che rimango senza di te, e adesso penso che rimango senza di te. E sono
sono tanti coloro che in questo periodo di quarantena non possono uscire di casa nemmeno per fare la spesa o acquistare i medicinali. A Fano l'associazione Vivere il Poderino ha deciso di aiutare le persone in difficoltà. Sarà sufficiente telefonare al numero che vedete in sovrimpressione 334-3202-180 e i volontari dell'associazione provvederanno ad effettuare le consegne a domicilio nelle giornate del lunedì e giovedì. Questa mattina il sindaco del comune di Colli al Metauro, Stefano Aguzzi, accompagnato da una delegazione comunale, ha incontrato la comunità islamica della città che ha voluto donare 1200 mascherine come gratitudine per la disponibilità di alcuni spazi concessi e per la collaborazione e le varie attività svolte dalla loro fondazione. Entro breve, afferma il sindaco, queste mascherine saranno distribuite ai cittadini, assieme a quelle che acquisterà il comune e a quelle che hanno donato i privati cittadini, cittadini, esercenti e associazioni. A Fossombrone invece una farmacia ha deciso di donare al comune 5.000 mascherine chirurgiche oltre a diversi flaconi di gel igienizzante. A consegnarle è stato direttamente Claudio Caprini, legale rappresentante della farmacia. Il sindaco Gabriele Bonci, oltre a ringraziarlo, ha annunciato lo stanziamento di fondi per acquistare altre mascherine in modo da garantirne almeno due per ogni nucleo familiare. Nella prossima settimana, tramite volontari, verrà iniziata la distribuzione partendo dalle vie del centro storico fino ad arrivare alle frazioni. E un bel gesto arriva anche dall'associazione Montevettore, frazione di Arquata del Tronto, che ha raccolto e devoluto 500 euro in favore degli ospedali del nostro territorio. Un simbolo di riconoscenza, poiché la città di Fano, in particolare i volontari, con i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, è stata presente in prima linea durante il periodo del terremoto. Il sindaco Seri, nel ringraziare l'associazione, ha commentato: fare del bene porta sempre altro bene. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito. L'informazione torna domani mattina puntuale con la nostra rassegna stampa Occhio ai Giornali. Buona serata a tutti.